Siamo qui a Manera con Claudio. Buonasera Claudio, per presentare il pane d'langa, che è un pane che nasce da un consorzio, tu mi hai già anticipato. Mi racconti un attimino appunto la storia di questo pane? Niente, è un consorzio che è nato nel 2011. Siamo tutti panettieri di Langa, alcuni di Alba, noi siamo qui a Manera, siamo un po' più in alto. E niente, abbiamo creato un consorzio davanti al notaio, abbiamo costruito appunto un marchio, un logo, che è questo qui, che è il pane di Langa, che è un pane che viene fatto con il lievito naturale, che segue una filiera, che appunto viene seminato in Langa, viene seminato da dei piccoli produttori, dei piccoli contadini. Sono dei grani, una ricerca di grani antichi, di cui c'è il gambo di ferro, il rosso antico e il frassinetto. Come dicevo appunto, che è una filiera, nel senso che vengono seminati in langa, raccolti, portati sempre in langa alla morra, al mulino Sobrino, e vengono macinati a pietra. Quindi si cerca di mantenere ancora una caratteristica di una volta, ecco, anche se comunque il Una grande pane, tradizionalità. esattamente, visto che il pane è uno dei prodotti più antichi del mondo, si cerca di tenere appunto questa situazione qua. Un'altra Sì. particolarità, mi dicevate che è il lievito Sì, madre. è fatto con un lievito madre, senza alcuna aggiunta di lievito, birra, nessun tipo di lievito. Come vede, è una pasta che noi tutte le sere la rinfreschiamo per mantenerla giovane. Può avere del tempo, c'è cioè 1 anno, 2, 10, dipende un po' dal panificatore quando l'ha creata, e viene sempre rinfrescata, perché appunto la madre è ricca di zuccheri, quindi è ricca, ha degli zuccheri, come la farina, le proteine della farina hanno degli zuccheri, quindi per mantenerla sempre viva ha bisogno sempre di essere rigenerata e di avere sempre degli zuccheri che la mantengano viva. È un po' come la situazione del vino, del via dicendo, è E una questo madre. pane rispetto agli altri pani ha una lievitazione più lunga. Molto lunga, questo pane qui appunto non ha aggiunta di lievito. Quindi si impasta alle prime ore della notte quando iniziamo a lavorare, fino al mattino lo lasciamo proprio, dipende poi dalle situazioni dei panifici, del più caldo o meno freddo all'interno del proprio laboratorio. Comunque non ha alle 6, le 7, le 8 le ore di lievitazione, fino poi al mattino quando viene cotto, Certo, io ti ringrazio per perfetto, questa bella lezione e a presto. E bene, viva il pane d'langa! viva!